Bentornati! Oggi, come promesso, parleremo del rosmarino, della lavanda e dell'incenso. Ma prima di parlare di loro, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto sia sui social che sotto questo video e tutti i nuovi iscritti. Siete tantissimi e questo mi fa tanto piacere. Certo, non sono come altri youtuber che sono da più anni sul canale, appunto hanno i loro canali, e quindi non sono arrivata a numeri grandissimi, ma per me quello che ho raggiunto finora è già una grande soddisfazione, quindi vi volevo ringraziare di questo. Ma ora, come dico sempre, bando alle ciance, vediamo queste nuove tre essenze, le loro caratteristiche. Partiamo dal rosmarino. Il suo profumo è erboso e balsamico. L'aroma del rosmarino presenta le seguenti proprietà: aiuta la chiarezza mentale, la concentrazione per gli studenti, per chi ha necessità di focalizzarsi su un progetto. L'essenza del rosmarino, che si trova all'interno delle nostre candele, permette di agevolare la facoltà delle proprietà dell'attenzione su un determinato obiettivo o di mantenerlo per diverso tempo senza affaticamento. Quindi è perfetto per tutte quelle persone che devono creare un progetto lungo e dove per l'appunto serve un grande impegno e concentrazione, ma anche per quelle studenti che magari hanno un po' di difficoltà nel concentrarsi allo studio. Adesso invece vediamo l'incenso. Che cos'è l'incenso? Intanto il suo profumo, possiamo dire che è un profumo dolce e balsamico. L'aroma dell'incenso ha diverse proprietà. È antisettico, purifica l'aria, l'ambiente in cui viene diffuso. È utile in caso di disturbi di natura batterica. Esplica le sue azioni antimicotica, anticatarrale, è adatto per liberare le vie respiratorie in caso di tosse e raffreddore, è anche tonico e riequilibra il sistema nervoso centrale, va bene per le forme ansiose, agitate e sotto stress, pensieri ossessivi e paure. Predispone infatti alla calma, alla meditazione e alle preghiere. Adesso vediamo la lavanda, che è questa candela che vedete qui accesa. Il suo profumo è erboso, molto dolce, leggermente floreale. La lavanda ha diverse proprietà, tra cui è antisettico e antibatterico, rimedio molto valido per trattamenti di tutte le malattie riguardo il raffreddamento, influenza, tosse, raffreddore, sinusite e catarro. La candela a profumo di lavanda esercita un'azione riequilibrante del sistema nervoso centrale, essendo contemporaneamente tonico e seduttivo. Calma l'ansia, l'agitazione, il nervosismo, allevia il mal di testa e disturbi causati dallo stress. Può essere un grande aiuto per il sonno, nei casi di insonnolenza, nei casi di insonnia. Bene, quindi abbiamo visto queste tre essenze. Per chi lo desidera, qui sotto metterò il link dove acquistarle e insieme alla candela riceverete un sacchettino tipo questo in cotone, dove potrà essere o così naturale, quindi un colore neutro, oppure
nei messaggi mi scrivete che tipo di sacchettino preferite, tipo se è per un compleanno, sapete che quella persona adora le farfalline, faremo un sacchettino con delle farfalle o dei fiori, o insomma se è un regalo per un bambino che magari sapete che ha difficoltà a dormire, quindi volete regalargli una candela alla lavanda, il sacchettino sarà adatto per un bambino o una bambina. Oppure se è un regalo per Natale, vorrà dire che il sacchettino sarà un sacchettino natalizio. Basterà scriverlo nei messaggi che trovate per l'appunto nella mia pagina delle vendite e così io vi preparerò il sacchettino esclusivamente insieme al sacchettino. Quindi il sacchettino verrà legato con questo nastro e qui poi trovate il nostro fogliettino dove spiega per l'appunto sono candele biologiche. Quindi non ci sono derivati animali e soprattutto non ci sono agenti chimici all'interno che anziché creare quindi un benessere possono creare dei danni al nostro organismo ma anche all'ambiente una volta che vengono bruciate. E insieme alla candela, al sacchetto, e per l'appunto questi fogliettini verrà consegnato anche questo libricino dove dentro troverete la spiegazione di tutte le essenze. Io spero che questo tipo di video vi possano piacere. Vi do appuntamento alla prossima volta dove parleremo dell'eucalipto, il pino, la menta piperita e il tè. Quindi tutte le loro parti benefiche. Ciao, a presto!